non siamo al completo come lista, perché come ben sapete tutti stasera c'è il matrimonio, per cui a breve ci raggiungeranno parte degli altri candidati, altrimenti non facciamo in tempo con i tempi, scusate la parola ripetitiva. Niente, buonasera a tutti, grazie per essere presenti, per la partecipazione. Come ben sapete stasera si chiuderà la nostra campagna elettorale, sia della lista 1 Colomba che della lista Libertà 2. Allora, io naturalmente, come ho già premesso, non ho fatto promesse, non ho fatto programmi di niente. Dico e ho detto, continuo a dire quello che penso e mi sento di dire, anche perché non essendo stata mai in politica non vedo, cioè, non ho idea di che cosa sia la politica. Niente, siamo giunti al termine di una campagna elettorale che possiamo definire fatta di sole accuse da parte della lista Libertà, puntate sole ed esclusivamente due persone. Dimenticato e non preso proprio in considerazione l'attuale sindaco uscente dottore Di Fluri, che ha dato tanto a tutti noi con la sua umiltà, disponibilità anche professionale a tutte le ore dopo dure giornate di impegni che ha. La sua partecipazione attiva ad ogni evento, vivendolo insieme a noi, insieme al popolo, come una persona qualsiasi, sempre spontaneo e sincero, come il suo modo di essere. Grazie, dottore Di Fluri, da parte di tutti noi. Ora perdonatevi, però stasera è l'ultima sera, quindi mi scatenerò un po', anche se la nostra linea non era quella, però siamo stati un po' tentati. Siete stati bravi ad accattare i posti di lavoro, ringraziando con critiche sempre riferito al dottore Di Fluri, e con critiche alle spalle, davanti facendo i lecchini e poi i pentiti. Non sapete che cosa significa avere un posto di lavoro dentro casa? Vergogna! Siete stati sempre buggenti, avendo la capacità di tirar fuori il peggio di noi, sentimenti che neanche noi del gruppo eravamo a conoscenza di avere. Ora vorrei chiarire quanto detto dalla candidata signora Cusati Elga, rispettando naturalmente le sue riflessioni, perché come ho detto inizialmente io sono una persona che rispetto e condivido le idee e le scelte degli altri. Allora Elga ha affermato, innanzitutto a me piace parlare direttamente in faccia alle persone, anche se non mi sono resa conto che stasera non avremmo avuto la possibilità di guardarci in faccia in quanto siamo divisi. Comunque, piace parlare in modo diretto e volevo dire ad Elga che io non sono apatica, sono semplicemente realista, razionale e soprattutto una persona con i piedi per terra. Pertanto, prima di fare promesse vane, devo avere la certezza e gli strumenti necessari per poterli realizzare. Io non ho mai lavorato di sogni e di fantasia. Quindi sarò eletta consigliere e lo sarò perché la gente ha fiducia in noi. Brava. Allora avrò la possibilità di vedere con occhi ciò che si può realizzare. Sì, certa Elga, che lo farò con determinazione, entusiasmo, sacrificio. E io, per mio carattere, per il mio modo di essere, se inizio a costruire una casa, non la costruisco dal tetto, ma dalle fondamenta. Io e te viviamo una realtà diversa, scusatemi, sono stata dal dentista. Una realtà diversa, io e te viviamo una realtà diversa, ma un'altra ci accomuna.
La diversa è che tu a fine mese percepisci uno stipendio che guadagni sicuramente meritevolmente e con molta professionalità, di questo ne sono sicura. La diversa è che io invece, insieme ai miei fratelli, portiamo avanti un'azienda dove dobbiamo lottare ogni giorno per poter adempiere a tutti i costi che essa comporta, pagare dipendenti, tasse, e ti posso garantire che in questo momento non è affatto facile. Ciò non vale solo per me, così come per Albino, per il tecnico, per Angelo Ricco, per Antonella e per tutte le piccole aziende. Quindi dicevo che viviamo una realtà diversa, però abbiamo una cosa che ci accomuna. Il lavoro dei nostri mariti, ho perso il foglio ma non è un problema, tanto sono cose che sento. I nostri mariti, e lo sai bene, che vita fanno? Di sacrifici, una vita pericolosa, la valigia sempre dietro ad una porta, quando partono non sappiamo neanche dove vanno. Sofferenze per noi mogli, per i nostri figli e soprattutto per loro che devono lasciare la famiglia. Stasera non è serata. Mi faccio ingazzare. E quindi stavo dicendo, sempre riferendomi a Elga, il foglietto neanche l'ho trovato, però mi sono ricordata quello che volevo dire. Quindi tu sai bene che oltre alla difficoltà che i nostri mariti devono abbandonare, non tanto noi, ma i nostri figli, e sai benissimo che da qualche anno a questa parte lo stipendio non gli è stato accreditato per parecchi mesi e a tutt'oggi non gli viene accreditato, almeno a mio marito. Se poi il tuo è più meritevole del mio non lo so, se glielo hanno accreditato. Il 26 maggio 2016, no, aspettate, c'è un'altra parte importante che tengo a precisare. Sì, tutta colpa tua. Ancora vogliate tutti i fogli. Agio numerati, Gabriele. Però. Ah, allora, il 26 maggio 2016, articolo sul giornale, su Facebook, il grande ritorno di Scarabino scende di nuovo in campo al comune di San Mauro Labruca. Sì, proprio così, appena sceso in campo non si è smentito. Sicuramente questa è una cosa che non sapete, perché le cose che non fa piacere sapere non si dicono in giro. Clela Prisco era stata nominata presidente di seggio a San Mauro Labruca. Lui, che vuole dare opportunità di lavoro ai giovani, cosa ha fatto? Ve lo spiego. Si è preso la briga di andare alla Corte di Appello di Salerno a fare ricorso in quanto incompatibile per la candidatura del marito. Bravo Franco. Queste sono le azioni che ti appagano. Beh, a parer mio, far perdere un'opportunità di guadagno, anche minima, ad una madre di tre figli mi sembra alquanto squallido. Se la vostra ricrescita è questa, mi congratulo, ma davvero mi congratulo. Inoltre volevo aggiungere, sempre ritornando ad Elga, visto che insomma ho avuto questo problema stasera, che per quanto riguarda l'aula consiliare, io condivido pienamente che ci sia, ed è giusto che sia così, perché è giusto che i cittadini partecipino al consiglio comunale. Però Elga, mi potresti consigliare dove accogliere questi cittadini?
visto che gli spazi che una volta erano adibiti all'aula consiliare adesso sono occupati dalla biblioteca, aspetto un tuo consiglio. Beh, io non mi fermo qui, altrimenti mi dilungo troppo e non do la possibilità ai miei colleghi di parlare. E, torno a ripetere, siamo delle persone umili, di animo buono, e questo che penso che sia la prima cosa in una persona, disponibili verso tutti, educati e rispettosi. Votate lista numero uno. Ti passo la parola. Buonasera a tutti. Inizio volendo precisare una cosa, un mio pensiero in cui credo fortemente. Le offese alle persone sono meschine in campagna elettorale. Parliamo dell'ambito politico dicendoci quello che condividiamo o non condividiamo. Lasciamo però intatta la sfera personale. Bravo, pensarla... Pensarla in modo differente si può, ma non c'è bisogno di offendere nessuno. Le menzogne e la falsità, amici cari, molte volte si ritorcono contro lo stesso impostore. Noi vi abbiamo proposto non sogni, ma progetti alla portata di tutti. Trasparenza sull'iter da seguire. Gente vera che si è proposta a voi senza secondi fini. E non ai vostri parenti lontani per convincervi, pensando che probabilmente non siete in grado di decidere qual è il meglio per voi. Brava. Bene. E mi rivolgo a qualcuno. Non fatevi incantare dai miraggi. Sappiamo bene che i miraggi tendono a scomparire man mano che ci si avvicina. Noi quello che vi promettiamo è che faremo di tutto, il possibile e l'impossibile, per rendervi orgogliosi del nostro paese. Al contrario di ciò che dicono, ascolteremo tutti, e sempre al contrario di quello che dicono, abbiamo grinta da vendere. Ci batteremo principalmente per il sociale e per il paese, per tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto e magari conforto. Brava! La nostra priorità sarà la viabilità, il famoso bypass, le vie del nostro paese, il decoro pubblico. Saremo pronti ad ascoltare tutti. Useremo la diligenza del buon padre di famiglia e renderemo al nostro paese il primato che gli spetta. E voglio dire una parola per Gabriele e Bruno. Un detto Masai dice: il giovane cammina più veloce, ma l'anziano conosce la strada. Vi riporto questa frase semplicemente per dirvi che non basta l'entusiasmo e la voglia di fare di noi giovani, ma serve l'esperienza di una guida saggia per creare il giusto mix esplosivo atto a compiere le promesse che abbiamo fatto a tutti voi. Il vero potere nelle nostre e nelle vostre mani, e non parlo solo dei votanti. Un grazie a tutti voi, Antonio, Mariano, Loredana, Angelo, Giusi, Gabriele, Albino, Giuseppe, che non vedo. Ciao Giuseppe. E a te Bruno, onorata di sostenere la tua candidatura. Buonasera. Questa sera volevo ricapitolare un'ultima volta i punti salienti del mio programma personale inserito nella lista numero uno. Al primo posto la viabilità. Ci impegneremo a potenziare la rete viaria di competenza dell'amministrazione comunale e a stimolare con insistenza e determinazione gli organi provinciali preposti alla loro sistemazione della rete viaria di loro competenza. Appare inutile e pretestuosa la polemica innescata dall'opposizione,
e mostrando nella migliore delle ipotesi una scarsa conoscenza dell'iter burocratico amministrativo, rischierebbe con iniziative miopi e fallimentari di allungare ulteriormente i tempi di realizzazione degli interventi e, cosa più grave, della riqualificazione del nostro territorio. Bravo! Non dimentichiamoci che vivendo in un'area protetta, l'efficienza della rete viaria è la prima tappa per un potenziamento turistico ed ambientale dei nostri paesi. La nostra lista si impegna a valorizzare tutte quelle iniziative tese a trasformare questa zona in un punto di riferimento ricreativo per tutti quelli che ne apprezzano le qualità paesaggistiche ed ambientali. L'assenza di infrastruttura adeguata rappresenta un limite a cui, nel prossimo quinquennio, intendiamo porre rimedio per favorire la crescita socio-economica del nostro comprensorio. Grazie. Altro elemento pragmatico è l'acquisizione dei finanziamenti POR. Si tratta di fondi che la Comunità Europea ci invia per offrirci la possibilità concreta di far crescere le nostre comunità. L'accesso a questi fondi si ottiene tramite lo studio della criticità del territorio, cui fa seguito l'intervento finanziario europeo, dopo la presentazione di progetti accurati e trasparenti. L'analisi della criticità passa da prima attraverso il ruolo attivo della popolazione, chiamata ad osservare e segnalare le problematiche territoriali, e poi attraverso la raccolta di dati da parte di strutture associative dotate delle competenze specifiche ed in grado di garantire il buon esito delle richieste avanzate. Sempre nell'ambito della valorizzazione delle risorse offerte da altri enti locali, statali ed europei, in virtù di un avanzo comunale che si avvicina al 1 milione di euro, si aprirebbero nuove prospettive di crescita agricola, edilizia e viaria, molto più vicine alla realtà rispetto ai troppi sogni dei nostri antagonisti, pieni di fantasie, che rischiano di trasformare le loro illusioni personali in incubi collettivi. Per concludere, vorremmo precisare che l'imbarazzante definizione di cani al servizio di padroni lascia estremamente perplessi, perché se la politica si caratterizza come servizio alla popolazione, noi ci riconosciamo in quanto cani come i fedeli amici degli elettori. Viceversa, riteniamo i nostri avversari talmente poco rispettosi dell'intelligenza della popolazione da sembrare sciacalli che si avventano sulla buona fede delle persone. L'elettorato è in attesa sempre di cambiamenti veri, non vuole per l'ennesima volta rivolgersi deluso dei improbabili sogni di gloria. Grazie. Noi non vi promettiamo la realizzazione di sogni, ma la realizzazione di impegni. Se questo vi sembra poco, figuratevi cosa vi può sembrare il niente degli altri. Buonasera. Bravo! Giusi, buonasera. Vai Giusi! Allora, buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere qui nella chiusura della nostra campagna elettorale. Una campagna elettorale pulita, seria, almeno da parte nostra, fatta di pochi manifesti, pochissimi manifesti, senza macchie di cattiveria, senza provocazioni, ed è appunto la campagna elettorale che io immaginavo prima di candidarmi. Forse sono un'ingenua, forse penserete che sono una piccola ingenua, però sembrerà strano, io ero convinta che tutto questo non ci fosse stato, ma c'è stato e sicuramente varrà per esperienza. Vi voglio dire pochissime parole stasera, voglio dire, senza riallacciarmi più di tanto ai discorsi che abbiamo fatto, perché sembra veramente che stiamo lì a ripetere sempre le stesse cose, e vorrei dire solo che per quanto riguarda l'assistenza agli anziani,
Vorrei dare un merito e ringraziare pubblicamente l'amministrazione uscente, poiché noi abbiamo il telesoccorso che è stato inserito dall'amministrazione uscente. Ed è un'iniziativa fatta solo per gli anziani. Abbiamo l'ADI, assistenza domiciliare integrata, che è stata fatta solo per gli anziani. E perciò per chi parla e dice assistenza agli anziani, assistenza agli anziani, l'assistenza agli anziani, a parte quella del perbenismo di cui hanno parlato, che non è perbenismo, ma è solidarietà, e lo ripeto, lo ribadisco, è umanità appunto. A parte quella, c'è stata appunto da parte dell'amministrazione uscente telesoccorso, ADI, che è assistenza domiciliare integrata, e tante altre cose. Non mi risulta, mi sono informata dall'amministrazione uscente, non mi risulta che siano pervenute richieste di eventuali progetti dedicati agli anziani, non mi risulta che ci siano stati manifesti di proteste, a parte il professore Mauro, ma l'ha fatto, ma non su quello. Manifesti di proteste sul fatto che gli anziani non fossero, non venissero presi in considerazione. Non mi risulta niente di tutto questo. Quindi, noi nei programmi vi abbiamo proposto, in quello che abbiamo detto ognuno di noi, vi abbiamo proposto cose che sono realizzabili in un paese, mi dispiace dirlo, dove purtroppo si sopravvive, non si vive. E non per colpa dell'amministrazione uscente, come continuate a dire, ma per una questione che riguarda tutta l'Italia. Non facciamo finta di niente, non facciamo finta che la crisi non ci sia, perché i giovani devono andare via perché si qualificano e non c'è possibilità, e non è la colpa dell'amministrazione uscente, non è colpa di chi ha amministrato finora. È difficile, ve lo posso garantire io che in questo momento mi trovo come, un po' come nella situazione in cui si trovano tutti i giovani. Di questa campagna elettorale sono contenta del fatto che con i giovani che ci sono dall'altro lato abbiamo trovato un confronto, con Luca soprattutto, sì. Un po' anche con Valeria, ho avuto poco modo di parlare, ma se fosse per noi sono certa che si potrebbero fare molte cose. Non vi voglio tediare più, io mi sono portata qui il programma di Garanzia Giovani perché io ne ho parlato, ma stasera, come sapete, abbiamo pochissimo tempo, un tempo da rispettare, e non posso leggervi tutto il progetto. In ogni caso c'è su www.garanziagiovani.gov qualora qualcuno volesse leggere il progetto. Voglio solo riportarvi una frase di Platone, che è un grandissimo oratore, e ve la leggo un attimo e poi concludo. In politica presumiamo che tutti coloro i quali sanno conquistarsi i voti sappiano anche amministrare uno Stato o una città. Quando siamo ammalati chiamiamo un medico provetto che dia garanzia di una preparazione specifica e competenza tecnica. Non ci fidiamo del medico più veemente o più eloquente. Concludo. Concludo con questa frase e do spazio agli altri, che vi ripeto, abbiamo poco tempo. Ringrazio pubblicamente Bruno e Gabriele che mi hanno proposto questa candidatura, perché mi hanno onorato in questo, quindi mi hanno ritenuto all'altezza di affrontare una campagna elettorale. Grazie. Buonasera e ben ritrovati. Vi ringrazio per essere numerosi anche stasera. Siamo davvero arrivati alla conclusione di questa campagna elettorale che è stata impostata, almeno per quanto ci riguarda, in maniera corretta e propositiva, cercando di non inasprire i toni della disputa elettorale, e così vogliamo concluderla. Anche se lo sponsor il tuttofare della lista Libertà, per rendersi utile al suo gruppo, continua come suo costume a dire cose che nemmeno i suoi amici credono. Perciò consentitemi di fare qualche precisazione
in merito a quanto dallo stesso detto a San Nazario nell'ultimo comizio. Il resoconto dell'attività svolta dall'amministrazione 2001-2011 e non da Gabriele Romanelli risulta dalla delibera del Consiglio Comunale numero 4 del 14/4/2011, che ti invita a leggere e controllare, se ne sei capace, se c'è corrispondenza tra quanto in essa contenuto e quanto realizzato. Un amministratore con un'esperienza quasi ventennale, sempre al servizio del cittadino, come sei stato tu, dovrebbe sapere che a fine mandato si rende il resoconto dell'attività svolta. Bravo. Piuttosto, perché tu non hai spiegato ai sammauresi il motivo per il quale, quando sono stati effettuati i lavori di sistemazione di via Roma nel 2003, anziché procedere per ordine alla sistemazione anche dei vicoli, si è sistemato via Castelluccio, ossia il vicolo che da Piazza Chiesa porta a via Temba, e poi si è bypassato il vicolo successivo, ossia via Belvedere, per sistemare vicolo Umberto I. Questo bisogna spiegare alla gente, per far capire loro chi fa l'interesse della collettività e chi fa il proprio. Bravo. In merito alla chiesa di San Mauro, nel mio intervento a San Nazario, dove tu eri presente, non sei stato molto attento. Io infatti, per dimostrare la tua poca dimestichezza con la verità dei fatti, mostrai la graduatoria finale delle opere ammesse a finanziamento con le risorse della misura 1.9 del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano, nella quale risultano inclusi, ripeto per l'ennesima volta, entrambi i progetti: restauro conservativo della chiesa di Santa Eufemia, classificato al 34° posto, e il convitto dei basiliani, 85° posto. Bravo. Se non è stato finanziato il progetto della chiesa, dovresti chiederlo ai tecnici che tu scegliesti, perché non raggiunse il punteggio necessario per essere collocato nella graduatoria utile. Tecnici, ribadisco che pur avendo utilizzato il progetto redatto gratuitamente dal compianto architetto Francesco Zaine, ingegner Francesco D'Angiolillo, architetto Domenico Basile, geometra Carmelo Forte, geometra Pietro Cammarano e il compianto geometra Mario De Angelis, si sono pagati profumatamente. Sostieni, non so se con convinzione o semplicemente per illudere i cittadini di San Nazario, ovviamente quelli che ti credono, e ritengo che siano pochi, che per la sistemazione della loro chiesa madre farai redigere, come hai fatto per la chiesa di San Mauro, un progetto da presentare al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per ottenere il finanziamento, pur sapendo, almeno presumo che lo sappia, che il parco non finanzia alcuna opera in assenza di una disposizione legislativa che lo abiliti in tal senso. Il progetto per la sistemazione della chiesa di Santa Eufemia si potette presentare perché ci fu all'epoca un'apposita misura europea, la 1.9, con assegnazione al parco delle risorse necessarie per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei centri storici del Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano. Un amministratore accorto e oculato, quale tu sei stato, sa o dovrebbe sapere che solo quando viene pubblicato
pubblicato. Ah, sì, sì. Solo quando viene pubblicato il bando di attuazione delle risorse possono essere presentati i progetti. Dire menzogne non fa onore a chi come te parla di politica con la P maiuscola. Questo al contrario è la prova provata che tu, più che politica con la P maiuscola, fai propaganda da venditore di pendole. Non vado oltre perché ritengo di aver dedicato troppo tempo ad un soggetto che Dante Alighieri collocherebbe sicuramente nel cerchio degli ignavi. A Manlio Ricco, che si è sentito chiamato in causa, dico e confermo che non volevo certamente esprimere biasimo al suo operato di presidente del parlatorio, ma semplicemente ricordare a tutti che un dialogo con i giovani si è cercato di attivarlo attraverso la realizzazione del centro informatico. Voglio ulteriormente precisare che non mi risulta, anche perché io nella mia qualità di sindaco non ho mai partecipato a nessuna riunione dell'associazione, che l'amministrazione abbia messo il bastone fra le ruote a qualcuno per condizionarne il funzionamento. Altrimenti mi chiedo e ti chiedo che senso aveva realizzare il centro informatico spendendo 10.000 euro per poi farlo fallire. Bravo! Avviandomi alla conclusione, ripeto quello che ho detto nei miei precedenti interventi. La scelta di chi dovrà amministrare questo comune nel prossimo quinquennio è tra due liste capeggiate da due esponenti molto noti per avere entrambi occupati importanti cariche nell'esecutivo, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici. Basta esaminare il loro operato e valutare chi ha più badato agli interessi della collettività e chi è invece ai propri. Avete pertanto tutti gli elementi per scegliere le persone più idonee per amministrare questo comune, e questo vale anche per il Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la mia persona, posso dire che dai miei genitori ho ricevuto solo un dono, l'educazione e quello di camminare per strada a testa alta. Sono e sarò sempre me stesso e quando incontro le persone non ho paura ad abbassare lo sguardo o di girarmi altrove. Vi dico due cose. Abbiamo una grande sfida davanti a noi e non ce la lasceremo sfuggire perché questo è un momento molto importante per il nostro comune. Vogliamo i voti di chi crede in noi, vogliamo i voti e la fiducia di chi, conoscendoci, partecipando alle nostre iniziative, ascoltando le nostre motivazioni, ha capito che non ci faremo mettere all'angolo. Questa è una chiamata alle urne. Rispondete tutti con entusiasmo e coraggio. Presentatevi intanto alle urne. Grazie. E un'ultima precisazione. Poiché si è detto che il candidato sindaco in caso di elezione sarebbe stato il sindaco di nome ma non di fatto, perché poi io da vice sindaco sarei stato io a fare il sindaco. Allora sgombri il terreno da ogni equivoco. Io, se eletto, se la nostra lista riuscirà vincitrice, sarò un semplice consigliere comunale. Bravo! Come nella passata amministrazione. Bravo! Darò il mio contributo se ce n'è necessità. Altrimenti il sindaco, con la squadra che è intorno, sarà in grado di portare avanti la barca. Grazie e buonasera.
Mister Giuseppe. Buonasera, buonasera e bentrovati. Bene, questa sera ho bisogno di dire poche cose. Sono quelle di dire perché potete votarci. Beh, potete votarci innanzitutto perché siamo persone oneste e guardiamo in faccia la realtà. Vediamo cosa ci circonda e cerchiamo di utilizzarlo e di esserne onorati. Poi credo, l'ho detto già in altre occasioni e lo ribadisco, credo che la forza, perché io sono del parere che per risolvere i problemi ci vogliono i soldi, i problemi che abbiamo noi a San Mauro come tutti gli altri paesi, tanto è vero che gli altri paesi stanno in un deficit consistenti, hanno dei deficit molto molto evidenti, invece noi no. Perciò dico che i problemi che abbiamo in un paese vanno risolti con i soldi, come quando risolviamo i problemi a casa nostra a livello di struttura e via dicendo. Perciò io dico che la forza economica per rilanciare questo paese, e lo ripeto, è nei soldi che l'Europa mette a disposizione con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e non solo. L'Europa ha messo a disposizione per la Regione Campania 4 miliardi di euro da consumare nel periodo 2014-2020. 4 miliardi di euro. Però non è che la Regione Campania, noi, il Comune di San Mauro, va alla Regione Campania e dimmi 4 miliardi di euro e consumiamo. No, bisogna fare dei progetti, presentare dei progetti e questi progetti, se validi, vanno sovvenzionati da questi soldi. Perciò se non si presentano progetti, i soldi non si hanno. Per cui il problema è riuscire a capire e studiare come cogliere le opportunità che possono essere offerte per l'accesso ai fondi europei, cioè utilizzare il più possibile, visto che ce li darebbero se sapessimo chiederli, ma visto che ogni cosa che facciamo, la prima ad ostacolarci è la troppa e complicata burocrazia, l'idea per contrastare questa burocrazia e per capire come bisogna chiedere questi soldi, l'idea può essere quella di investire su una figura professionale che possa studiare ogni dettaglio per accedere ai fondi europei e portare alle casse del Comune il maggior numero di finanziamenti europei possibili. Ma non solo per il Comune, ma per tutte quelli che vorrebbero accedere a questi fondi anche delle attività private. Insomma, un centro di assistenza per gli investimenti finalizzati allo sviluppo locale. Cioè, voglio dire, questi fondi ci sono, per cui bisognerebbe individuare con persone esperte come poterli farli arrivare sul Comune, facendo delle richieste ben mirate. Questo centro potrebbe essere ed aiutare iniziative e attività nell'agricoltura, nel terziario, nel turismo e tanti altri settori. Questo vorrebbe dire sviluppo e servizi senza mettere le mani nei portafogli dei cittadini di questo comune, e cioè nei nostri portafogli, perché quando si fa qualcosa sono i nostri soldi che vanno in gioco, non i soldi degli altri. Per cui utilizzare questi fondi che ci vengono messi a disposizione significherebbe utilizzare i soldi e non consumare quelli che noi abbiamo, e che è importante. Per cui noi utilizzeremo i soldi di questo comune, i vostri soldi, i nostri soldi, non per consumarli e rimanere senza, per poi aumentare le tasse,
da tassa sulla spazzatura, da tassa sulla casa, l'IMU. Questo si deve evitare, si deve evitare di consumare i soldi per poi aumentare le tasse. Io vi dico, cari sostenitori e non, vi devo informare, voglio informarvi, che la persona che coprirà la carica di sindaco potrà, e la legge glielo permette, non solo di aumentare le tasse, ma di introdurne altre, come la tassa sui terreni agricoli, le imposte di soggiorno e molte altre. Ne ha la facoltà il sindaco di farlo. Se si trova alle strette economiche può anche aumentare le tasse o introdurre altre. È facoltà del sindaco, perciò questo deve farci riflettere, e non poco. Ripeto, per rilanciare questo paese basterebbe capire come utilizzare i fondi europei e potremmo risolvere molti problemi, non solo nel pubblico ma anche nel privato. Io concludo dicendovi che se Bruno Ricco farà il sindaco, sono sicuro che le mani nei vostri portafogli non ce le metterà, cioè nel senso che non scompariranno quella montagna di soldi che ci sono sui comuni giusto per spenderli, ma saranno lì e li consumeremo in maniera molto responsabile. Io concludo dicendovi che noi tutti saremo onorati se voterete la nostra lista, e io lo sarò ancora di più se mi darete la vostra preferenza. Spero che il nostro futuro, quello del nostro paese, sia glorioso e prosperoso. Buona serata e grazie per la vostra attenzione. Ciao. Do la parola a Angelo per un suo intervento. Buonasera a tutti. Allora, sarò molto breve, voglio dire due parole giusto per... Allora, la prima cosa è che il candidato dell'altra lista, Franco Scarabino, si è rivelato ciò che è, come tanta gente ha detto. Invece voglio dire una cosa a favore di Bruno e Gabriele Romanelli, che sono stati tanto attaccati personalmente, che non hanno mai tolto niente a nessuno. Con questo concludo, concludo ringraziandoli di avermi dato questa possibilità, e ringrazio tutti, tutta la mia squadra. Buonasera, votate lista numero 1. Buonasera. Ciao Bruno. Prima di tutto permettetemi di fare un ringraziamento a questi ragazzi qua, ce lo devo fare, lo sento di farlo, ce lo devo fare assolutamente, mi hanno sorpreso positivamente, guardate, non pensavo che questi ragazzi erano così equilibrati, così capaci di mantenere, si sono rivelati più equilibrati di me, li ringrazio veramente. Giuseppe, ti volevo dire che il comune di San Mauro La Bruca ha usufruito dei fondi europei come pochi paesi in giro del Cilento, nel Cilento. Noi abbiamo avuto una buona fetta dei fondi europei e speriamo di averne ancora. Non ti preoccupare.
siamo arrivati alla conclusione della campagna elettorale, che per la verità è stata impostata dai nostri avversari su insulti e menzogne. Più che parlare di programmi, si è preferito sferrare attacchi alle persone. Noi pur non scendendo al loro livello, siamo stati costretti a difenderci, a spiegare le cose, cosa che faremo anche stasera. Bravo! Giovedì scorso ci siamo recati sul comune per sorteggiare la piazza di questa sera. Il sindaco ci invitava a fare una campagna elettorale all'insegna della sobrietà, senza scendere su fatti personali, di parlare di programmi, senza offendere le persone. Purtroppo il candidato a sindaco della lista avversaria, al contrario di quanto dichiarato sul municipio il giorno della presentazione della lista, lo ripeto questo, quando mi strinse la mano dicendo stavolta partiamo da zero, senza scendere su fatti personali. Per la verità qualche dubbio dentro di me lo avevo, mi sembrava strano conoscendo il personaggio, ma nel contempo speravo che gli anni lo avessero un poco cambiato, ma la mia era pura illusione. Infatti ha subito dimostrato sin dal primo comizio che è lo stesso di 40 anni fa. Il suo forte è la menzogna. Ricordo che la campagna elettorale è stata aperta da loro. Purtroppo noi siamo stati costretti a rincorrere. Bravo! Come dicevo prima, a difenderci. Si è sin da subito potuto notare che i 40 anni sono trascorsi inutilmente per lui. Le sue campagne elettorali sono rimaste le stesse di una volta, fatte di insulti e bugie. Lui ha sempre sostenuto che il fine giustifica i mezzi, quindi pur di arrivare al potere si può fare e dire di tutto. Non è così, caro Franco. Capisco che sei accorto di argomenti. D'altronde, per uno come te che non vive in questo paese, che ci viene una volta ogni tanto e non fa vita sociale e di conseguenza non conosce i problemi della gente, l'unica arma è quella di cercare di infancare le persone come me che vivono in questo paese e che di conseguenza capiscono i problemi dei cittadini. Sorrido. Bravo. E nel contempo mi irrito quando ti sento parlare di assistenza alle persone anziane. Franco Scarabino parla di assistenza alle persone anziane, di problemi sociali. Franco, ma quando mai tu hai fatto volontariato? Quando mai ti sei preoccupato di capire i problemi degli anziani e delle persone più bisognose? Ripeto, quelli meno fortunati di te e di me, che non sempre riescono ad arrivare a fine mese. Attento Franco, non sottovalutare queste persone, perché loro sanno che tu da lunedì non ci sarai più al loro fianco. Hai fatto sempre così, Franco. Sei venuto, hai fatto il predicatore e poi te ne sei andato. Loro sanno che i tuoi interessi sono ben altro che l'assistenza agli anziani. E sanno pure che tu stai cercando di imbancare quella persona che vicino a loro ci sta davvero e cerca davvero nei limiti delle sue modeste possibilità di rendersi utile per dare un minimo di sollievo a chi ne ha bisogno, senza presentare alcun conto né tantomeno di estorcere un voto. Se qualcuno, le urne là non ci va nessuno, se a qualcuno io ho tentato di estorcere il voto mi voti contro, tanto là dentro non ci entra nessuno. Non sottovalutare Franco queste persone, perché loro la risposta te la daranno il 5 di giugno. Bravo. Voteranno quella persona che loro sanno di avere vicino, non solo in campagna elettorale ma sempre, come è stato per il passato.
ti vuoi arrogare il merito di aver fatto progettare la casa albergo per anziani nel 1981 per un importo di circa 1.300.000.000, ma ometti di dire che per attuare quel progetto il comune si sarebbe dovuto far carico di un onere di 390.000.000. In quanto la legge regionale 29 del 34-81 finanziava soltanto il 70%, il restante 30% era a carico del comune. Quindi giustamente l'allora sindaco, professor Crispino Romanelli, che io saluto, delocalizzò la sede a San Nazario presso la ex scuola elementare. Con quella scelta risparmiò 390.000.000. Bisogna capire se è stata più giusta questa scelta a costo zero per il comune o quella di realizzare il progetto così come era stato redatto, indebitando il comune ma accontentare qualche tuo amico ingegnere. Bravo! Hai anche affermato che quest'opera è inutile e non potrà entrare in funzione perché 32 posti letto sono pochi e che a Montano Antilia e Torrossaia sono chiuse pur avendo una disponibilità di 80 posti letto. Evidentemente sei male informato. In entrambi i comuni le strutture non sono state mai ultimate. Come si vede che non vivi la realtà di questo paese, di questo territorio. Come mai un'opera che tu ti vanti di essere stato il promotore di cui dovresti andare fiero ne prendi le distanze, come tuo costume? Lo hai fatto anche con la rete fognaria che da San Mauro capoluogo porta alla frazione San Nazario. Allorquando in un comizio a San Nazario, nella campagna elettorale del 92, affermasti che Crispino Romanelli aveva fatto il collegamento San Mauro-San Nazario via, e non mi pronuncio, non lo dico. Non ripeto le parole, dimenticando che quel progetto era stato approvato anche con il tuo voto. Questo a conferma che le sceriffate ce l'hai nel DNA. Mi fa piacere che il puritano abbia riconosciuto i giusti meriti per il posto cui ha occupato. Per quanto concerne il posto da me vinto come portantino, come dice lui, certo, come poteva quella persona a cui tu fai riferimento far prendere il posto a me quando lui era in cerca di prima occupazione? Lo vedi che ti mettono in bocca cose non vere e tu come un pappagallo le ripeti. Per quanto riguarda il fatto che hai tenuto a stigmatizzare che vinsi un concorso da portantino presso l'ospedale di Sapri, ci tengo a precisare che il fatto di essere stato assunto da portantino è cosa che mi onora, perché come si suol dire il lavoro non è vergogna. Bravo! E mi gratifica il fatto che piano piano, solo con le mie braccia, prima acquisendo i titoli previsti, poi partecipando ad un regolare concorso che non mi è stato servito su alcun piatto, sono riuscito ad arrivare anche io a settimo livello, acquisendo quel titolo che oggi mi permette di esercitare la mia professione, anche da pensionato, senza presentare il conto a nessuno. Sei un bugiardo. Come vedi, io sono più lento, ci voglio più tempo, mentre tu hai dimostrato di essere più bravo, più veloce, hai bruciato tutte le tappe per grazia ricevuta. Bravo! Gennaro Di Maio, e lo devo nominare per forza un'altra volta,
si sente quasi offeso per avergli chiesto come mai con gli introiti della sagra che va dato onore e merito al compianto amico Aniello D'Angiolillo. Aniello D'Angiolillo è stato la prima persona a portare la sagra qui a San Mauro. È stato sempre ignorato, nessuno l'ha mai detto, lo dico io questa sera. E altre cose, tante altre cose. Prima venivano realizzate opere di interesse comune, ma da quando c'è stato il cambio di gestione non si è più saputo niente. Se la stessa chiudeva in attivo o passivo, nessun dubbio della tua oculata gestione, caro Gennaro, e dei grandi sacrifici che hai fatto per gestire la sagra. Ma per un minimo di trasparenza sarebbe stato più opportuno presentare alla comunità di San Mauro e San Nazario un resoconto delle entrate e delle uscite. Non mi risulta che tu ti sia alzato dalla sedia volentieri, caro Gennaro. Qualcuno ora vicino a te, almeno in apparenza, già l'anno scorso ti aveva dato il preavviso di sfratto. Adesso io potrei dirvi tante cose, potrei elencarvi un elenco infinito di cose da fare, però io dentro di me so che cosa si deve davvero fare. Cosa sono le cose importanti adesso? La cosa importante è la viabilità. La viabilità. Metterò in atto tutte le iniziative necessarie. Su questo argomento mi ripeto perché ci credo davvero e sono convinto che è questa la vera priorità in questo momento. Le altre cose vengono di conseguenza. Per far sì che la provincia dia dignità alle nostre strade. Scriverò, se è il caso, anche tutti i giorni. Non risparmierò i viaggi in provincia e in regione. Mi batterò affinché questi enti facciano il loro dovere. Bravo! Si devono scocciare, si dovranno scocciare di vedermi tutti i giorni, ogni due giorni in provincia o in regione, di ricevere lettere dal comune di San Mauro Labruzzo. Si dovranno chiedere: ma che è successo a San Mauro? Perché la viabilità sarà il punto di partenza per sviluppare il turismo a San Mauro. Un altro punto essenziale da portare avanti è quello di creare in questo paese posti incentivando anche economicamente le creazioni di nuove attività produttive. Dico anche economicamente perché, se è possibile dare un aiuto a chi cerca di partire con un'attività, noi lo facciamo volentieri. Bravo! Non ha senso, noi abbiamo grosse potenzialità, abbiamo, ripeto, santuario eucaristico, il sito archeologico, giustamente quello che dice Franco Scarabino, una bellissima veduta, vediamo Palinuro, il panorama è bellissimo, ma senza le strade non si va da nessuna parte. Non basta il santuario eucaristico e il sito archeologico e tutte le bellezze naturali che abbiamo, non bastano. Senza le strade non si può arrivare, non ci vengono qui. Vi assicuro che la mia sarà un'amministrazione, in caso mi darete la fiducia, vi assicuro che la mia sarà un'amministrazione dove non esistono posizioni ideologiche contrapposte, non esisteranno emarginati. Chi ha voglia di fare bene per il paese sarà ben accetto. Giovani, anziani, nessuno rimarrà escluso, se intendete operare nell'interesse della collettività. Vi prometto e ripeto, vi prometto che darò tutto me stesso per far sì che questo paese rinasca. Farò in modo che fra cinque anni voi e la mia famiglia siate orgogliosi di me. Grazie. C'è un po' di tempo ancora, quindi posso dire qualche altra cosa. Voglio parlare ancora un poco
di Franco Scarabì, il candidato a sindaco. I cittadini di San Mauro e San Nazario si troveranno a scegliere tra due persone. Giustamente diceva Gabriele, non siamo nuovi, nessuno di tutti e due, anche se lui si presenta qui come il salvatore della patria. Lui rappresenta il vecchio, lui è più vecchio di me, lui ha fatto i danni in questo comune, io ho potuto fare poco, si poteva fare di più, sono convinto, ma però abbiamo fatto qualcosa e quando meno danni non ne abbiamo fatti. Poi dall'altra parte c'è il sottoscritto, una persona umile, un lavoratore come tutti voi, che vi guarda negli occhi tutti i giorni, che visto che vive qua può incontrarvi per la strada tutti i giorni e potete fare le vostre dimostranze, potete dire a lui i vostri problemi, non sempre si riescono a risolvere, ma comunque questo candidato è qui in paese e vive in paese, sicuramente vi potrà prestare più attenzione di quelle persone che vengono ogni 5 anni e da lunedì non ci saranno più. Allora vi invito a votare la lista Colomba. Grazie. Un attimo solo, Franco Ricco vuole cercare. L'amico Scarabino ha avuto tante proposte. Io sono stato il primo a trovare delle ditte che venivano a costruire a San Mauro la Bruca qui a Pian del Pero. Lui disse che sviluppavamo il terreno e che sviluppiamo il terreno di Franco Romanelli. Io questo discorso qua volevo fare un dibattito americano, glielo volevo dire così sulla sera, ma non c'è il tempo, non ne volevo parlare, ma adesso che stanno facendo veramente una politica sporca, e devo dire, assieme a Giulio D'Arienzo abbiamo fatto venire delle persone a comprare il terreno alla stazione di San Mauro la Bruca. Che io ho strumentalizzato, che avevo dato pure io il terreno, e che è un reato vendere un terreno. Bravo Franco! Io non lo so. Bravo! E lui, che li mandammo sul comune per vedere che cosa si poteva fare, almeno un progettino così, che là era zona agricola, nella speranza di far diventare una zona turistica. Niente da fare, l'ha mandato con la mano avanti e un'altra indietro. Questo. Altre iniziative, la zona artigianale, non c'era lui, c'era qualche altro, ma comunque non è stata fatta, perché eravamo disuniti, adesso dobbiamo unirci, non è che adesso dopo 40 anni si vede il mare appare nulla, si vedeva pure 40 anni fa il mare appare nulla. Bravo! Ma non voglio scendere nei dettagli perché non voglio fare la loro politica, ma potrei dire tante cose. Quando si toglievano le pietre a San Nazario, io l'ho chiamato, Franco, ma cosa fai? No, non ti preoccupare, quindi non ti cagava proprio. Quando io sono stato il primo vicino a lui, andarlo a prendere, io sono stato un amico suo, ancora lo sono, come amico, lo voglio bene, perché sono le basi da ragazzi, e quelle basi là, è come quando tu tieni un amore, pure che ti facci il corno, però la moglie ti vuole bene sempre. E chi da me? Mi ha fatto il corno Franco Scarabino. Questo è. Per quello l'ho accusato, anche per un poco per gelosia. Io ero messo da parte dopo che mi sono fatto a pezzi per portarlo a San Mauro la Bruca, che anche a Cesare Di Sciandro lo mandò via una sera. Io sono andato a riprenderlo e portarlo, ma mi si è scapezzato il pavia e noi abbiamo tanti problemi. Bravo! Comunque Franco, tu sei sempre nel mio cuore. Dopo, anche con la tua sconfitta, agli utiti di Strasperina e siamo amici più di prima. Ciao. Adesso scendiamo a San Nazario, vi invito a seguirci, grazie.